tengo a presentare l'ennesimo libro di un montevarchino conosciuto da tutti, amato da tutti, perché prima professore e poi preside per tanti anni, tra l'altro mio preside, quindi c'è un legame particolare. Uomo però che dopo il suo pensionamento ha continuato ancora di più a scrivere articoli in riviste letterarie a livello nazionale e molti, molti libri. L'ultimo scritto è un libro appunto dedicato alla sua grande passione che è Giosuè Carducci, dove c'è un mix della storia d'amore ma anche di invenzione che ci permette di fare un tuffo appunto del passato di questo grande poeta da un punto di vista soprattutto sentimentale, quindi questa grande storia d'amore molto forte che non ha mai avuto fine neanche dopo la morte. Questa è un'occasione per dire grazie a un cittadino che da tanto contribuisce fattivamente anche per diffondere la cultura nel nostro territorio, prima con il suo mestiere, poi appunto grazie a tutte le pubblicazioni fatte, ricordo quelle di 2 anni fa, che era la Marcorda, che è un libro invece riguardo la storia della sua vita, che però appunto poi regolarmente ci regala momenti di crescita per tutti. In attesa quindi dell'autunno e della presentazione ufficiale del libro, che come sempre cerchiamo appunto di offrire alla cittadinanza con un confronto tra l'autore e tutti coloro che sono interessati, mi faceva piacere che appunto il preside, così resterà sempre, ci raccontasse il suo libro e poi appunto volevo anche informare la cittadinanza che siamo a lavoro, nonostante un momento complicato, perché poi nel prossimo anno, quindi a marzo 2021, il professore potrà insomma aiutarci ad entrare ancora di più nel mondo di un altro grande personaggio che è Dante, cercando di coinvolgere tutta la cittadinanza, ma in particolare anche gli studenti delle scuole superiori, offrendo nella giornata del Dante che cade ogni anno il 25 marzo 2021, un'occasione di vicinanza